A neanche 22 mesi dal terremoto, queste macerie vedono il terzo presidente del Consiglio italiano. Conte ha scelto Amatrice e le zone colpite dal sisma del 2016 per la sua prima visita istituzionale. Con i giornalisti all'interno della zona rossa, a due passi da quel che rimane della chiesa di Sant'Agostino, il premier in maniche di camicia bianca scambia poche battute. Sono qui semplicemente per un gesto di solidarietà alle persone che hanno sofferto e ancora soffrono. La visita di Conte riaccende i riflettori sul centro Italia che negli ultimi 6 mesi, denuncia il sindaco di Amatrice, è stato abbandonato dalle istituzioni. Mi aspetto che ci sia quel segnale, quello che stiamo aspettando. Il governo vuole la ricostruzione. Se ci dice di sì, noi sappiamo cosa fare. L'omaggio alle vittime del sisma nel parco comunale dura pochi minuti, ma è il momento più commovente della giornata. Poi Conte incontra i residenti dei moduli abitativi di emergenza e i commercianti. Sono passati 2 anni, è cresciuta l'erba sui sassi, non è possibile, qui questo paese, il centro Italia sta morendo, noi abbiamo le attività in questi centri commerciali, ma se continua così noi già stiamo pensando di andare via, perché qui non è possibile più stare. Qua stiamo fuori posto, proprio non si guarda in piena lira. E un macello, insomma, ecco. Dopo accumuli, il neo premier si sposta sul fronte marchigiano, porta il suo saluto ad Arquata e Pescara del Tronto. Alcune persone, pensate, sono molto anziane, sperano di poter morire rivedendo ricostruita la loro città, le loro case. Fa visita alle casette, c'è chi vuole scattare una foto con lui, chi gli si avvicina per avere conforto.